Se la Tirreno è stata la corsa dei due mari, invece il 17° Gran Premio Nobili sarà la gara dei due laghi, ossia il Lago d'Orta e il Lago Maggiore. Infatti, questo evento organizzato dalla Ciarona lambirà entrambi i laghi, sviluppandosi nelle province del Verbano Cusio Ossola e di Novara. La partenza avverrà da Suno, ossia dalla sede dell'azienda Nobili, mentre l'arrivo sarà posto a Stresa, una delle perle assolute del Lago Maggiore, con i suoi alberghi famosi nel mondo. Dunque, vedremo negli scenari veramente eccezionali, soprattutto per chi ama gli ambienti lagunari. La corsa misurerà 187,5 km e ruoterà intorno all'asperità di Massino Visconti, che si dovrà ripetere per due volte al chilometro 135 e al chilometro 162, dunque a circa 25 km dal termine. Negli ultimi anni, perciò, il GP Nobili Rubinetterie è diventato molto più semplice perché ha cambiato collocazione nel calendario, tanto che ora è l'ultimissimo appuntamento prima della Milano-Sanremo. Proprio per questo motivo la star list del GP Nobili sarà di primissimo livello perché cercheranno di affinare la gamba quasi tutti i favoriti della classicissima di primavera. Perciò tra gli uomini di spicco avremo, per esempio, Fabian Cancellara e Alejandro Valverde. Al via comunque ci saranno 20 squadre, tra cui 5 del World Tour, vale a dire la Fedeje, la Katusha, la Movistar, l'Orica e la Trek. Pertanto, prima di partire in direzione della Liguria, il ciclismo farà tappa sul Lago Maggiore per disputare una bella gara in una ridente località. What?